Allora, credo sia arrivato il momento di parlarne. C'è anche un po' di carne al fuoco. Anche se Fonseca ha appena, come posso dire, smorzato i toni, ha detto è tutto normale, non c'è alcun caso Florenzi. E concordo, straconcordo. Allora, salutiamo. Ciao ragazzi e ben ritrovati a tutti. Ma prima di continuare vi invitiamo a scaricare dal link in descrizione OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Gratuita per iOS e Android, scaricatela ragazzi. Non ve ne pentirete. Perché dici secondo te non c'è alcun problema? Se andiamo a guardare l'ultima prestazione di Florenzi, risale a qualche tempo fa. Assolutamente sì, se non sbaglio sono 5 o anche 6 gare che Florenzi non vede il campo. Ecco, dobbiamo riavvolgere rapidamente il nastro perché se non ricordo male una mesata fa Florenzi ha avuto una forte influenza. Forse anche un pochino di più, una mesata e mezzo fa Florenzi è stato colpito da un'influenza molto molto forte che secondo voci lo abbia portato poi a perdere addirittura 4 kg. Voci non confermate, Però comunque le voci da parte di rigore si sono rincorse abbastanza rapidamente su questa cosa qua e sembra che abbia perso parecchio peso. Quindi una perdita di peso per un calciatore equivale a dire che hai perso massa magra, di conseguenza tono muscolare. Quindi per ritornare ad un certo livello, un certo stato di forma, esatto, ci vuole un pochino di tempo. Quindi okay, penso che le prime partite in cui Florenzi sia mancato, dove poi comunque è tornato ad allenarsi, sia dovuto proprio a questo fatto che comunque ha dovuto rifare, non dico una sorta di preparazione, però rimettersi perlomeno su un livello decente. Quindi per questo motivo ha cominciato a saltare qualche partita. Nel frattempo però Fonseca, con infortuni e cose varie, è riuscito a creare un mini gruppo di 11-12 persone praticamente, quei titolari fissi che poi hanno giocato fino a ieri praticamente. Quindi poi secondo me nel momento in cui Florenzi è rientrato l'allenatore non si è sentito di schierarlo perché si fidava troppo forse di i giocatori che aveva trovato, insomma, mettendo quegli 11 in campo. Quindi secondo me da una parte Fonseca fa bene a smorzare i toni di questa faccenda, dove dice su che quello non sono c'è d'accordo, nessun problema, perché secondo me da dopo la sosta Florenzi tornerà a pieno regime e tornerà ad essere, non dico un titolare, ma una validissima alternativa, anche più di un'alternativa per la Roma. Però da una parte posso rimproverare Fonseca, e forse su questo concordi anche tu. No, io concordo assolutamente con quello che stai per dire, perché io non sono proprio d'accordissimo con quello che hai detto finora. Aggiungo però che andava utilizzato nell'ultima partita soprattutto. Ma ragazzi, anche nelle ultime due dove hai giocato comunque in Germania e comunque a Parma. Ed è questo che non mi spiego. Secondo me poteva ripeto, secondo me Fonseca ha peccato non di superficialità ma di fiducia nei confronti dei giocatori che stava schierando in campo. Ma come fai a non fidarti di uno come Florenzi che comunque, come ha detto anche Roberto Mancini, non hai capito, può fare più ruoli, può giocare esterno alto, può giocare a centrocampo, può fare il terzino, può fare praticamente tutto. Non è che Fonseca non si fidi di Florenzi. Se non lo metti evidentemente qualcosa non torna. Possibile che sto ragazzo ancora non è tornato in forma? Mi sembra particolarmente strano. Non credo sia questo il motivo. Se non ricordo male, Fonseca disse che Florenzi non lo vede come un terzino. Sì, questo non lo ha mai nascosto praticamente da appena arrivato a Roma. Cosa che ha detto su Florenzi è proprio questa, Non è un terzino. Non vorrei che non gli trova spazio, che non gli trova posto, perché a centrocampo attualmente c'è il Mancini te sto a fare dei nomi totalmente, c'è il Mancini de turno, c'è, che ne so, il Veretout de turno, c'è il Kluivert, c'è il Kluivert, soprattutto come esterni alti c'è il Kluivert, c'è il Zaniolo. Come trequartista c'hai Pastore, eventualmente Florenzi potrebbe anche far trequartista perché c'ha capacità di inserimento, ma fa un po' tutto Florenzi ragazzi. E quindi allora te la faccio, non vorrei, un paio di domande ti faccio, ecco, però non vorrei che, non è una questione fisica ma semplicemente una scelta tecnica che dice non so dove metterlo, magari da terzino gli preferisco ad esempio un Santon, anche se Santon non è sicuramente meglio di Florenzi. Questo te voglio dire. Allora, sul ruolo del terzino apro solo una piccola parentesi. Santon perlomeno è un terzino di ruolo, lo ha sempre fatto. Però Florenzi l'ha fatto per una vita il terzino. Florenzi lo ha fatto per una vita, però è sempre adattato. E io credo che Fonseca comunque non veda Florenzi come terzino per via della sua struttura fisica.
Ti vorrei ricordare che tanti e tanti gol, sì, purtroppo, sì, li abbiamo, sì, presi. Ma, non, ma assolutamente, ma magari crossavano dalla parte opposta. Florenzi doveva fare la diagonale, si ritrovava un bestione alto 6 volte più di lui, palla in mezzo, squadra completamente dissolta in mezzo, non c'era nessuno a difendere, arriva qualcuno a giocatore di morchio e segnava. Tutto non è successo una volta sola, però... quindi non voglio, allora non sto dando a Florenzi la colpa di questa cosa, perché a noi ci ha salvato la vita nel momento in cui non avevamo più un terzino a disposizione, e ti ripeto, va bene, però... ci sono state delle partite in cui Florenzi è stato una sicurezza anche da terzino, sì, certo, delle partite in cui non ha fatto sbavature. Io capisco che ogni allenatore ha le sue preferenze, fa le sue scelte, però in un periodo così di necessità numerica che abbiamo... In difesa non c'è necessità, secondo me. E infatti Florenzi in difesa non è stato mai schierato in questo periodo. Santon, okay? Spinazzola che sta sempre scocciato, Santon, non c'hai mai necessità, fai respirare un secondo po' qualcuno. Secondo me non c'era questa grossa necessità. Secondo me sì. Secondo in me difesa ripeto, no. Soprattutto nelle ultime due partite la necessità, la necessità non lo poteva mettere. Allora se poteva mettere, però non in difesa, perché comunque Fonseca in difesa non te lo mette Florenzi, quindi parti da questo presupposto. Poi l'urgenza in difesa non ce l'hai, perché davanti secondo me l'unico posto in cui attualmente Florenzi può giocare è proprio la difesa, perché là davanti il Zaniolo de turno o anche alto a sinistra il Kluivert de turno hanno delle caratteristiche tecniche, e allora vanno a saltare l'uomo e sicuramente sono più consoni al gioco di Fonseca. Mi sto rispondendo da solo? No, te sto rispondendo io. In difesa da terzino lo avrei messo. Tu lo avresti messo, però se tu parti col presupposto che Fonseca come difensore non ce lo vede, e lo hai detto tu stesso che davanti non puoi sostituire un Kluivert o un Zaniolo in questo momento, la risposta è automatica: Florenzi non gioca. Punto. E allora perché dice non c'è nessun caso, è tutto normale? Non perché lui pensa... Non c'è nessun caso, perché subentro io in questo caso, che ti aggiungo. Florenzi poteva essere messo proprio al posto di uno tra Kluivert e Zaniolo, non dico da titolare, ma perlomeno a partita in corso, magari dal 55esimo, 60esimo, che comunque gli fai fare una mezz'ora. Lo provi, perché comunque Florenzi mezz'ora, con lo scatto che c'ha e la progressione, non è che fa proprio male. Lo metti al posto di un Kluivert, lo metti al posto di uno Zaniolo. Te la faccio io un'altra domanda. Fai respirare un pochino la squadra. Sicuramente c'è un gioco diverso, perché ovviamente Kluivert c'ha delle caratteristiche che sono uniche nel gioco della squadra. Zaniolo altrettanto, e Florenzi altrettanto ancora. Sono tre giocatori completamente diversi. Quindi Fonseca è per questo che ti dico che si è affidato troppo, sottovalutando la stanchezza appunto di Kluivert e Zaniolo, perché secondo me questi sono gli unici ruoli dove lo puoi andare a piazzare eventualmente Florenzi, ha sottovalutato la stanchezza di questi due giocatori, e Florenzi lo ha sempre fatto accomodare in panchina, non concedendogli manco un minuto. Quindi è questo che gli rimprovero a Fonseca: almeno una mezz'oretta nelle ultime due partite secondo me gliela poteva far fare, una volta a destra, una volta a sinistra, fa ripiegare una volta Zaniolo, una volta Kluivert, e stai a posto. Allora, te lo ripeto, il gioco offensivo che fa Fonseca secondo me è poco consono alle qualità attuali di Florenzi. Florenzi che a forza di far terzino negli ultimi anni ha perso quella qualità che c'aveva quando giocava là davanti, perché lui giocava esterno alto, ricordiamo, non mi ricordo male, col Crotone, ma pure no, prima. Allora col Crotone se non sbaglio faceva il terzino. Però segnò tante reti, se non mi ricordo male. Ha fatto 11 gol. È una cosa del genere. Da terzino 11 gol. Mi sembra di sì, 11 gol da terzino in Serie B. Guarda, prova a riguardare, ma mi sembra proprio di sì. Guarda, ce l'hai proprio aperto. Allora, vediamo un po'. Crotone. Come verifico? Devi vedere stagione, rendimento. Cambi la stagione e metti la stagione che è 11-12. Parliamo quindi di parecchi anni fa pure, eh. Allora, 11-12. Allora, che cavolo ho combinato? Non lo so. Vai là sopra, stagione. C'hai ragione. 11-12. Mostrare. Vediamo, perché io ricordo che fece tipo, eccoli qua, 11 gol in Serie B. E ok. Ricordavo benissimo. Ma il ruolo? Se non mi ricordo male, faceva il terzino. Guarda, io non vorrei dire una fregnaccia, lo vedi? Ferma. Esterno alto non ci ha mai giocato. Sì, ma ha fatto un mare di partite da terzino. Posizione: centrocampista centrale. Terzino destro. Centrocampista centrale. Una volta sola come esterno alto a destra. A D2
trequartista, addirittura tante volte come ha fatto anche il centrocampista. Vabbè, insomma, ha fatto il multiruolo come, esatto, sempre. Come sempre. E ha portato a casa 11 gol, seppur in Serie B. Però te posso dire una cosa: secondo me, con gli anni sta perdendo quella qualità di spinta che avrebbe potuto avere se avesse fatto nella sua carriera sempre solo il vertice esterno alto. No, non credo, secondo me, che dipenda da quello, perché comunque ce l'ha proprio nelle corde la capacità e di le offendere. Voci che circolano, che parlano dei Florenzi via da Roma, che parlano di un Florenzi all'Inter, che parlano di un Florenzi al Milan, che allora, parlano di un Florenzi alla Fiorentina. Se ne parla se già ne da parecchio tempo, comunque, di un Florenzi lontano da Roma. Tu rinunceresti a Florenzi? No. Manco io. Io non ci rinuncerei per il semplice fatto che c'è un periodo di assestamento, secondo me. Da dopo la sosta in poi si normalizzerà tutto. Torneremo a vedere Florenzi. Me lo auguro. Magari non dalla primissima partita, però comunque nel prossimo ciclo di partite, perché ce ne saranno di nuovo tipo 7 in 20 giorni, secondo come te, al però, solito. Secondo te però Florenzi non è un titolare? No. Attualmente? No, non può essere un titolare attualmente. Io invece ti dico e continuo a ribadire che secondo me, almeno da terzino, non dico sempre da titolare, ma comunque allora, è un ragazzo che ci mette quel qualcosa in più, perché sì, è romano. Sì, ci mette sempre qualcosa in più. Perché fino a prova contraria più è il capitano della Roma. Sì, Dzeko è un certo, vice capitano, è il capitano gli della altri Roma sono vice capitani rispetto a Florenzi. E ok, però io credo che al momento Florenzi non sia un titolare della Roma, sempre perché purtroppo come terzino non è mai stato prettamente il suo ruolo. E sono d'accordo, per carità. Quindi, avendo dei terzini di ruolo, Kolarov a sinistra è intoccabile, ma soprattutto Florenzi a sinistra in difesa non ci gioca. A destra comunque hai Spinazzola e Santon, che sono proprio dei terzini di ruolo, che hanno sempre fatto sempre solo quello. Secondo me danno a Fonseca più fiducia. Solamente questo è il senso del discorso. Florenzi poi, col fatto che... Però tu, ripeto, a te Santon ne dà più fiducia di Florenzi. Non voglio... No. Non voglio togliere nulla a Santon, però a me non mi dà più fiducia di Florenzi. No, allora, sinceramente, anche a me non dà più fiducia di Florenzi, però se non lo dico con cattiveria, lo dico perché magari mi sbaglio io, non voglio offendere il calciatore, le qualità o che. No, durante le partite è un altro paio di maniche, quando sbrocco, sbrocco chiunque. Però ti devo dire, se mi dici in fase difensiva, preferisco Santon. Se mi dici in fase di progressione, te preferisco Florenzi, ma mille volte molto meglio Florenzi. Vabbè, la situazione è molto critica. Domanda secca: Florenzi resterà alla Roma? Sì, Florenzi resterà alla Roma. Secondo me, io me lo auguro. Secondo me resterà. Ma dipende da quel che accadrà. Florenzi è uno, certo, che reclama un posto da titolare, uno che c'ha la fascia da capitano. Florenzi reclami il posto da titolare? Non credo. Si sta mettendo a disposizione della squadra con un secondo me, esatto, però te posso dire una cosa: arriva un certo punto in cui dici, io per quanto possa voler bene alla Roma, se non gioco più ci penso due volte, perché magari ti arriva un Antonio Conte, ti arriva un Pioli, perché adesso Pioli attualmente è l'allenatore del Milan, ti arriva un Montella e ti dice, ti piace il mio progetto, se vieni qui te le fai tutte da titolare fisso, inamovibile. Per quanto tu possa amare la Roma, per quanto tu ormai le bandiere della volta, ragazzi, non esistono più. Di conseguenza potrebbe succedere qualsiasi cosa. La mia paura... Sarò abbastanza drastico su questa risposta. Sì. Io voglio solo il bene della Roma. A me mi interessa solo la Roma. Ma anche a me. Per quanto anche a me, io però, voglia bene a Florenzi, perché io sono affezionato al giocatore e anche alla persona. Io penso anche ai calciatori. Ci penso anche io. Però viene prima di tutto la Roma. Se Florenzi si mette a disposizione della squadra con tutta l'umiltà possibile e poi capisce che non è per lui questo ruolo, tranquillamente lo dice e si valutano delle offerte, ovviamente congrue al valore del giocatore. Se però dovesse cominciare a puntare i piedi, perché può succedere che magari se fa girare le palle, detta proprio sinceramente, e comincia a diventare un problema per la Roma, ragazzo, quella è la porta e te ne vai. Fateci sapere la vostra nei commenti, perché non per mancare rispetto a nessuno, a Florenzi, perché ripeto, io sono affezionatissimo a Florenzi e vederlo via da Roma per me sarebbe un grosso colpo. Non io, lo digerirei, sinceramente. No, neanche io. Io credo che anche l'allenatore deve fare la sua parte. Certo. Un calciatore del genere, a un calciatore del genere, tu devi dimostrargli fiducia.
Perché se non gli dimostri fiducia e continua lui a vedere che non lo mette in campo alla prossima, quella dopo ancora, e poi soprattutto se sente dire da Roberto Mancini parole testuali, aspetta, allora Florenzi si è riposato e quindi starà meglio e sarà più fresco per queste partite e per l'europeo. Per noi è un giocatore importante perché sa fare diversi ruoli e sa giocare, giocare a calcio. Vabbè, ma mi sembrano delle dichiarazioni non di circostanza, però comunque abbastanza spontanee. Sì, però Mancini lo ha convocato in nazionale, conta sul calciatore nonostante nelle ultime partite non abbia fatto presenze, e Fonseca risponde al fuoco tra virgolette di Mancini dicendo state tranquilli, è tutto normale. Però sono parecchie partite che non gioca, a me personalmente tutto normale non mi sembra. Fateci sapere la vostra nei commenti, scaricate OneFootball dal link in descrizione, la taglio perché se no, cioè, la chiudiamo qui perché se no ragazzi possiamo parlarne a parlare per altre 15-20 ore. Di conseguenza speriamo che si risolva questa situazione, che Florenzi resti alla Roma, perché questa è la mia, lo è la mia volontà. Lo spero anche io. E speriamo che non si creino problemi di spogliatoio inutili. Alla prossima con un nuovo video, la vostra nei commenti cliccando nel sondaggio in alto a destra. Ciao ragazzi. Seguiteci su tutti i profili social. Ciao. Ciao.